per questo venerdì pomeriggio e presento gli ospiti di oggi. È tornato Maurizio Linetti, attore di teatro, di cabaret, Cool Cabaret. È il tuo nuovo spettacolo e bentornata anche alla nostra Silvana Giacobini. Buonasera. Bentornata Catherine Spa. E bentornata Elisa Isoardi. Ciao, buongiorno, ciao Mara. Allora, io vado subito col filmato. L'ha preparato il nostro Max Lazzari. Quelli che si lasciano e poi si riprendono, capita, no? Quando uno vive un amore, magari anche così, in un momento tormentato, difficile, a volte ci si lascia e soltanto lasciandosi si capisce quanto poi è importante quella persona. È anche vero che minestra riscaldata, non lo so, insomma... Oggi sono un po' così, sull'angolo. Allora, come la vedi, Elisa? Ti è mai capitato? Ma devo dire che i miei rapporti non sono così longevi, diciamo, però minestra riscaldata sì, mi è capitato, ma non funziona moltissimo, funziona, diciamo, per quanto mi riguarda. Poi uno lo può accettare se ci sono dei figli e se la fiamma è ancora un po' accesa, Mara. Però certo che superare un tradimento le dura, eh? Le dura, tu non lo perdoneresti il tuo uomo? Non lo so, non ne ho idea. Ora come ora non penso. Fai bene. Un giorno. Allora chiudiamola così. Fai molto bene. Meglio mettere le mani avanti. Sentiamo le ragazze bene. Qua e poi sento anche il ragazzo Linetti. Grazie. Beh, mi stavi dicendo mentre Catherine, vedevi... Catherine è rarissimamente, veramente, fa dei... Molto personali. Esatto, quindi è sposata. Perché poi, però, insomma, lui... Sei solo tu qui in mezzo, sposato, vero? Sì, io sono sposato. Non c'è mai stato un ritorno? No, proprio già. Sei stato lasciato molte volte? In tarda età. In tarda età e va tutto bene. Per cui dopo... Bene, sappiamo, adesso pian pianino cerchiamo... Di un maschio, il Meg Ryan, ma Meg è il nome... Allora un abbraccio, eh? È un'ingiustizia, posso dire. C'è perché una parecchia donna, perché invece, guarda, visto che l'hai citato tu, non, familiari di donne che sono state uccise, Gione Michelle Hunziker, abbiamo proprio deciso di occuparci qua. L'intervento dicendo fatelo, denunciate, non dovete avere paura. Bravo. Dovete farlo subito, prima che sia troppo tardi. È vero, noi oggi abbiamo, perdon, dedicato una puntata appunto alle donne, alla violenza. Bisogna andare subito al pronto soccorso perché dalla tipologia di lesioni si capisce anche in che modo è stata aggredita una donna. E questo è un motivo in più per avere poi dei riscontri in futuro. Quindi bisogna avere il coraggio di fare... Sì, ma anche prima di arrivare al pronto soccorso. Esatto, sì, esatto. A me come parte una sberla bisogna capire con chi hai a che fare. Poi ci c'è anche una violenza psicologica, sì, che non è da sottovalutare, sì, perché la violenza psicologica poi porta... Peggio. A quella fisica, per stai cui sarebbe bello anche che ci fosse un attore brillante, comico, ma in questo momento noi stiamo parlando davvero di un argomento serio e lui per prima adesso ha detto sì, anche noi, Maurizio. Assolutamente, assolutamente. La cosa pazzesca è da denunciare subito. Non bisogna avere paura, no, purtroppo invece le donne a volte hanno paura. Ci sono anche uomini che si accorgono di quello che fanno, è una piccola percentuale, però c'è un'associazione che li aiuta. Ce ne sono tante, per fortuna. Ce ne sono, infatti, meno male. Consapevolezza, sì, anziché negare. Donne, non dobbiamo permettere, credo sia molto importante far capire magari a queste donne che subiscono che loro non sono sole, finalmente. Ci abbiamo messo davvero tanti anni, ma insomma non... Buona. Potrebbe essere buona. Questo è il piatto preferito di Cristiano Maggioglio, la pizza col formaggio. Sì, lui la fa benissimo, lui però usa a mettere uno strato di miele alla fine, perché lui dice che si fa così. Il pecorino che sta a casa, ci sta guardando, c'ha la febbre, poverino, doveva essere qua. Lo facciamo. Sì, lo salutiamo. Cioè, gira questa brutta influenza. E Maggi, attento, amore, curati, mi raccomando, siamo tutte molto preoccupate per te. Mangiamo la pizza con te. A lunga conservazione in 9.000 supermercati. Ecco qua, stiamo vedendo la locandina di quello che sto dicendo adesso. Insomma, è una donazione naturalmente per quelli che hanno bisogno. Come sapete c'è tanta gente che insomma ha bisogno, che non arriva alla fine. Una bella iniziativa. Banco alimentare fa sempre delle iniziative. Mi sembra davvero una bella iniziativa. Soltanto però prodotti. Sì. Sono. Yes! Yes!
Ci vedono e come? Ci vedono e come, tesoro, dal vostro Uno Mattina, da Antonella, alla quale mando un bacio, ma ce l'ho dopo, tra poco in collegamento, con la prova del cuoco e Vita in diretta. Siete in tanti, grandissimo. Tanti anni, è stata un'emozione, forse la più importante della mia vita dal punto di vista professionale. E poi quanto gruppo facciamo noi all'estero, eh? Quindi gli italiani all'estero davvero arrivano. Ma questa è la forza della RAI, evviva la RAI che arriva nel mondo! Vediamo in due minuti. Anna Cacio, ma Orietta! A base di natalizio. A base di Orietta? Dunque, frutta secca. E poi mandorle, noci, ogni tanto posto ormai, guarda, regalo. Sovrappeso non importa, ormai il maestro adesso ce l'ho, ma che detto che ho salutato tutti gli giorni questo programma. Lo parli bene? Come no, no. Sì, vivrei lì. Angeles, lo so. Hai gli stessi. Grazie, intanto raccontiamo ai nostri amici della vita in diretta. Perché le cose in fretta non viene fuori niente. L'idea di questa melodia, non mi posso certo lamentare. Ma del cuore. La mia preferita è Io ti amo. Orietta, alleni la tua voce. Fai vocalizzi, vanno via. Come Orietta, perché tu sei speciale. Ci sono dei sorrisi e delle tragedie. Anna Cacio, sì. Portami il dolce, Rosanna. Orietta, ti aspetto, grazie Rosanna. E Abino, perché Francesco sarà in te. Buon pomeriggio, ciao. Grazie. Storia del potere, ma che poi alla fine purtroppo quasi si scindere. A scindere quello che è la nostra odio e amo. Nello certo. Io sono sempre stato contro un certo tipo di televisione, anche contro bravissimo. I reality, perché è Simona. Per mamma a un certo punto devono un po' tagliare il cordone ombelicale. Un grande maestro e un grande... Da due giorni bravissimo, mi farà attore. Molto piacere. Davvero, io perché davvero è un bicchiere. Fino al 9 dicembre. Grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi. Grazie a Maurizio, grazie a Silvana, a Caterin Spacca, la nostra adorata, bravissima. E tu lo sai che ho una grande, grande stima nei tuoi confronti, Elisa Isoardi. Adesso...